Ali di uccello. E fino a giugno, quando Giacomotto e Zosima risalgono lato del fiume Ofanto. l'acqua è un filo trasparente, si vede la ghiaia e solo qualche pozza più scura, circondata da felci, popolata da rane. Non una parola è passata dalla bocca di uno alle orecchie dell'altro. Camminano tutti e due a piedi e nemmeno si guardano. Zasima è in un labirinto, ma capisce che è fatica sparcata a continuare ad assillarsi, con calcoli, ragionamenti, supposizioni. Al punto dove è arrivato potrebbe anche tornare alla stamperia e confessare a Van Grandi assassino perduta dietro a fa un fantasma. È colpa mia, ho cercato chimere, scintille, comete, grumi di parole pronunciate alla sfuggita, che un tempo erano stati voci, sogni, corpi di uomini e donne, e adesso sono solo granelli di polvere. Van Grane non avrebbe nulla da rimproverare e perfino lo speziale di San Cassian lo accoglierebbe a braccia aperte. Ogni tanto Zosimo ci pensa, la tentazione è forte, ma non lo fa. Non ha un cavallo, non sa la strada. Dove andrebbe? E poi non tutto è stato detto. Qualcosa che appartiene a questa storia è rimasto nel buio. Zasma non prenderà ben sonno per il resto della vita. Se non riuscirà a capire cosa ha scritto il vento greccale sulle pergamene di Frera. Antoine. Se non arriverà a vedere dove è cominciata l'avventura del Chierico Pettirosso, a Tella, il portico di Israele, la bottega dei Macheleco, le pietre di Vittalba. Finché non è persa la partita continua a tirare dadi. Finché non è persa la partita continua a tirare dadi, insegnava suo padre, tornando alla taverna di Matteo Zanche. Tornando dalla taverna di Matteo Zanchi. All'improvviso il paesaggio cambia. Cominciano le macchie di alberi, si fanno più vicini i boschi. La strada sale verso il cucuzzolo di una montagna e poi degrada in una conca di faggi e abeti, che in basso, al centro, contiene due laghi. Non ci sono che vegetazione, animali selvatici intorno, falchi, cinghiali, lepri, e per l'ultima notte di viaggio il Giacomotto sceglie una radura proprio di fianco alla riva, dove ha dormito con Esteban il Castigliano. <ride> Fa fresco, ma buono tanti insetti, e per quanto sia ancora estate, loro, ai loro piedi già si spalanca un tappeto di fresche secche. Ne raccolgono un mucchio per accendere il fuoco. Poi si stendono uno vicino all'altro. Domani saremo ad attella, dice Giacomotto. È la prima volta che parla dopo giorni di silenzio. E la sua voce pare un tuono che giunge da un cielo grigio. È il luogo dove sono nato io, sospira. Dove è nato Mingo, che oggi avrebbe trent'anni, e dove nostra madre ci ha messi al mondo in un grande alato di piume. Ricorda com'era suo fratello, le spalle di gattino, le braccia e le gambe come cane di fiume, la testa di uno spaventapassare. Parla di lui come di un santo e si volta su un fianco, fa finta di prendere sonno, poi torna a girarsi su un altro fianco. È un animale a cui manca il respiro e cerca mille modi per accucciarsi e trovar pace. Prima di addormentarsi a un ultimo sussulto. Afferra un pugno di foglie da terra e le avvicina al naso di Zosimo. Senti l'odore, lo riconosce stampatore, come si chiama il male che le fa ingiallire. Quel poco di luce che si alza dalle fiamme ha il potere di confondere i colori, i contorni delle montagne, le distanze tra gli alberi. Gli occhi di Giacomotto sono due tizzoni che bruciano, la faccia è spaesata, come se tutte le morti che la sua spada ha provocato in quegli anni di, eserci di eserciti e di sangue si siano impresse sulla pelle, fra le rughe, intorno al naso e stiano per soffocarlo. Zasmo non conosce il motivo di questa domanda, ma sa che il tempo è la più grande malattia con cui gli uomini devono combattere, glielo dice senza pensarci troppo. Ma è una guerra che nessuna arma può vincere. Ma si pente. Giura che esiste un rimedio e caccia dalla bisaccia, una pergamena non ancora scritta. Qua dentro c'è posto per tutta la vita, nulla andrà perduto. Giacomotto pare convincersi, ha il respiro che si abbandona all'arma su cui si è di nuovo disteso, si placa fin quasi a confondersi con il tremolio delle foglie appese agli alberi. E avviene per incanto che anche Zosimo si senta risucchiato indietro dal vento del tempo, ricorda la mattina in cui Simplicio si era svegliato con una faccia che splendeva di sorriso quasi fosse l'annuncio di una nuova epoca. Accadde in estate, le barche scivolavano silenziose nei canali. Zosimo si era messo a cercare il fratello dentro al budello di stradina. Chiedeva informazioni a chiunque, tutti sapevano che si girava dentro al canareggio senza i panni da lavoro, nemmeno una sporca con tenagli e, Mar e martelli. Una donna gli dissero. Una donna lo aveva chiamato fra le cali, di fronte all'Emporio, dove in anni lontani Cosma dei Ubeni macellava la carne in attesa del sabato. Dopo tanto girare, Zosimo aveva trovato il fratello proprio di fronte all'Emporio. Stava appoggiato al muro, sentiva la voce di questa donna che cantava serenata nel cortile e c'erano intorno a lei più di cento persone che l'avevano riconosciuta. Mentre i canti andavano a mescolarsi alle urla dei bambini e alle schiamazze delle galline che arsalavano dietro l'ingresso secondario. E' tornata Rebecca de Ubeni, le aveva detto Simplicio, la fidanzata di nostro padre, e ne aveva fatto segno di tacere per non gustare la felicità. Zosima non credeva possibile che dopo un buio di inverni così lungo Rebecca venisse ad affacciarsi come una lucertola luce, alla luce del mattino, nella stessa casa dove aveva abitato la ragazza. Era figlia di Cosma Deubeni, ripetevano le voci, è morta ed è risorta. Qualcosa di prodigioso stava accadendo quel giorno. Rebecca conservava la pelle delle primavere felici. Mm -hmm. Le labbra dolci, le sopracciglia sottili, come piacevano a Mosè Aleppo e come invano Mosè Aleppo aveva cercato di trovare nel volto di Antonio Fantina la ragazza che sarebbe diventata sua moglie. Zosimo capiva a malapena il miracolo a cui stava assistendo, dinanzi a Simplicio, ai suoi occhi di passero feriti dalla, pa dalla pece. Venezia.